è Piazza Pietrapaola, facciamola vedere che là c'è il supermercato, vediamo. Questa è tutta Piazza Pietrapaola, questi sono i famosi gessi. Vi faccio vedere l'angolo dedicato a Pietrapaola, ossia dove è proprio la vera vera piazza. Questa qua è Piazza Pietrapaola, ecco. Questa è la lapide che ci hanno messo. Questo è l'angolo dedicato a Pietrapaola. Sarebbe questo pezzettino, eh? Ci hanno messo la base che ci metteranno qualcosa da 10 milioni di dollari. Questa è tutta Piazza Pietrapaola, eh? Quelli sono tutti i parcheggi delle scuole, del supermercato, di fronte i famosi cessi a doppia camera. Eccolo qua, eh? E l'angolo per Pietrapaola è questo qua. Un angolo saranno 5 metri più 5 metri. Questa è tutta Piazza Pietrapaola. Ma davvero la ripresa non si vede che ci manca la luce. Qua c'è la tabella che dice i parcheggi pure, vedi? Si dice che si possono parcheggiare solo 2 ore, da martedì, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 7 alle 13. Quindi sono tutti i parcheggi. Cioè, non l'avete presa mia? Perché? Questa è la famosa Piazza Pietrapaola, vedete? Fanno come Berlusconi. Berlusconi fa credere alle persone quello che vogliono. Vedete che 5 metri saranno? Una pietra, poi ci mettono un albero da 10.000 euro. Perché a Pietrapaola sono tutte ricche le persone. Sono 10.000 euro di alberi. Ci avessero rimboscato l'Amazzonia con 10.000 euro. Questi sono i cessi, ve li prendi i cessi, i famosi cessi, vedi? A me ce ne avrei preso pure la mia. I cessi di Piazza Pietrapaola. Vieni qua, vieni a prendere tutti questi cessi. Cosa c'è di questo? I cessi, vedi? Chiudi, perché tu... Cari pietropolesi, questo è quello che viene dedicato a voi, vedi? E voi ci mandate l'albero da 10.000 euro. Come a Pietrapaola sono tutti ricchi le persone. Vanno a lavorare al Vecchiarello e a Pondì per 15-20 euro al giorno. Non avete vergogna, non avete. Non avete né dignità né vergogna. La prima lasagna è tutto. Ciao! Piazza Pietrapaola, tutti i parcheggi, i famosi cessi, tanto utile. Questo è ancora Piazza Pietrapaola, questa è la Piazza Pietrapaola. E basta, è finito tutto. Questo appello lo faccio a tutte le persone di Pietrapaola che si sentono di essere di Pietrapaola, rappresentate del mondo. Tutti quelli che di Pietrapaola nel mondo hanno fatto qualcosa di utile. Ci sono stati tanti di Pietrapaola che Pietrapaola si hanno fatto case e casermoni, ma poi in Germania dicevano che erano talmente poveri ai tedeschi che i tedeschi la mattina gli portavano pure la colazione alla settimana a faticare. Potrei fare nome e cognome di tante persone di Pietrapaola
e per la pala non si hanno fatto case e casicelle, ca la carta igienica la lavano e l'usano un'altra volta per pulirsi il culo. Però questo non ci voleva, no? Rappresentare Piazza Pietra Paola in un angolo con una lapide Petra scritta dopo, per 50 anni di amicizia. Di amicizia, mo com'è? Il comune gli porta l'albero da 10.000 euro. È strano, lì sotto gli hanno fatto una piazza che assomiglia a un campo sportivo. E loro hanno donato una coppa di rame che la birreria le deve buttare quella roba. Non pensate che la roba l'ha regalata, lì è tutta roba che va buttata, è nel deposito della birreria che vanno buttata. Hanno fatto un piacere alla birreria. Loro cosa fanno invece? Fanno l'albero e lo portano qua. A Pietrapaola ci sono tanti guai, tante cose che si potrebbero fare, ma non lo vedete. Voi fate soltanto le opere grosse, il lanciamissile di dietro a Tempio Castello, a piazza Piazza Navona, è fatta a Pietrapaola là. Una piazza gigantesca, una piazza fredda, non c'è verde, non c'è niente. Però è bella perché l'avete fatta voi. Il cemento costa poi. Agli amici il cemento bisogna farcelo mettere. L'erba costa poco invece. Non so come lo vedete il mondo, è strano. Amministrate il comune, sperperandi i soldi. Però a casa vostra i soldi li sapete risparmiare. Io vorrei sapere se, perché non amministrate il comune come amministrate la casa vostra? È assurdo, il popolo di Pietrapaola, ribellatevi, perché questo non vedete il colore politico delle persone, ma i gesti, chiunque l'abbia fatto, anche mio padre o mia madre, chiunque va condannato, perché è impossibile che nel 2009 succedano ancora queste cose, assurdo. Vi saluto adesso, vi devo guidare, arrivederci.